Torna in Parlamento la vertenza Dema con una interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico dei deputati Dattis e Russo di Forza Italia, che conferma una posizione fortemente critica nei confronti del governo per la gestione di questa vertenza, che vede coinvolti circa 700 lavoratori tra Somma Vesuviana, Benevento e Brindisi. Si aspetta ancora infatti la soluzione normativa per l'accordo transitivo con l'INPS, che senza risoluzione porterebbe il gruppo Dema a portare i libri contabili in tribunale. Sulla questione Dema c'è stato bisogno, anche in questo caso, di una interrogazione del gruppo di Forza Italia, a firma mia e del collega Paolo Russo, per comprendere che sostanzialmente nulla è stato fatto rispetto a quello che era stato promesso, in particolare rispetto all'accordo transattivo che ci deve essere tra l'INPS e la Dema affinché i debiti che Dema ha nei confronti dell'INPS possono essere rateizzati in una maniera agevole per mantenere l'azienda in piedi e quindi di garantire il lavoro agli oltre 700 operai impiegati della Dema in Puglia e in Campania. Il ministro dello Sviluppo Economico ci ha risposto oggi in un'interrogazione dicendo che sostanzialmente si aspetta la soluzione normativa da parte del Ministero del Lavoro per arrivare a questo accordo con INPS. Ci ricordiamo tutti che già a maggio, in primavera scorsa, anche alcuni rappresentanti locali, parlamentari, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ma anche regionali del Partito Democratico, avevano dato per risolta la questione INPS-Dema. Bene, così non è perché non c'è uno straccio di norma ancora prodotta e questo straccio di norma rischia di mettere a repentaglio la vita dell'azienda, ma soprattutto la vita dei lavoratori pugliesi, in particolare benesini, campani, in particolare napoletani.